Ciao, oggi voglio parlarti di come chiamare gli angeli. Molto spesso mi capita che una delle persone con cui lavoro mi chieda: senti, è un momento particolare per me, potresti mandarmi un angelo perché possa supportarmi, aiutarmi o qualsiasi altra cosa? Ebbene, la mia risposta è sempre la stessa. Non è che se te lo mando io l'angelo arriva? Non arriva solo se qualcuno che è abituato magari ad avere un contatto con gli angeli, l'angelo possa arrivare con più facilità. Allora, come si chiamano gli angeli? Io dico sempre, basta che tu li chiami, basta che tu possa chiedere. E ti osi e tu ti possa permettere di chiedere ciò che ritieni importante per te. Tieni conto che gli angeli non ascolteranno per forza le tue richieste, perché in generale non è detto che tu sappia che cosa è veramente bene per te. Gli angeli, come probabilmente avrai già sentito, ti porteranno non per forza quello che tu chiedi, ma quello che veramente ti serve. E quindi ricordati che loro rispondono sempre alle tue chiamate e risponderanno nel modo più utile perché tu possa fare l'esperienza più connessa al tuo bene supremo. Quindi ricordati che gli angeli arrivano e portano sempre qualcosa che è connesso ai desideri profondi della tua anima e a quelli del tuo cuore. Non per forza soddisferanno le richieste del tuo ego. E quindi parti sempre dal cuore per chiedere agli angeli, ed è più facile che loro possano rispondere in un modo che si avvicina a ciò che il tuo cuore sente. Ciao, a presto.